Buongiorno, questa mattina diamo la parola all'Apostolo Paolo che nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, verso 6, descrive le caratteristiche di un servo di Dio. Egli si presenta agli uomini con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero. Parleremo della sincerità. L'etimologia della parola risale al latino. Si dice che nell'antica Roma, al tempo degli imperatori, era diventato di moda per i ricchi esibire statue di marmo nei loro giardini. Ma c'erano scultori bravi e scultori scadenti. Questi ultimi facevano statue imperfette, con buchi e spaccature, e per venderle ugualmente nascondevano i difetti, ricoprendoli con la cera. Peccato che al caldo dell'estate la cera si sciogliesse e le imperfezioni riaffiorassero. Per questo gli scultori migliori esponevano sotto le loro statue il cartello «Sine cera», «senza cera». Da «sine cera» deriverebbe la parola «sincera». Sincera è dunque la persona non artefatta, senza maschera, non ipocrita, quella che non nasconde la sua vera essenza, ma si mostra per ciò che è, con i suoi pregi e con i suoi limiti. La persona sincera alla lunga vince, nel tempo emerge chi siamo davvero. In questi tempi c'è sempre più bisogno di amici veri, autentici, sinceri, genuini, di cui potersi fidare. Una volta che trovi un amico così, non lo lasci più. Diventa prezioso, appunto perché è raro. Una persona sincera ti aiuta a crescere perché ti dice la verità. La persona più sincera che io conosco è Gesù. Gesù ti dice la verità perché è la verità. Anche i suoi nemici dovettero riconoscere che Gesù parlava con sincerità. La domanda che voglio porti stamattina è: preferisci la sincerità o una rassicurante bugia? Gesù ti ama, perciò ti dice la verità. La verità può essere scomoda, ma è la verità. E la puoi leggere nel Vangelo. Accetta questa verità e scoprirai l'amico più sincero, il nostro amato Signore Gesù. E tutti quelli che amano Dio non possono che diventare persone sincere. Dio ti benedica.